Il segreto dei papà di Luigi Ballerini e Paola Formica. I papà non sono tutti uguali. Certi sono alti quasi quanto una porta e certi invece sono più bassi. Alcuni si lasciano fare di tutto, altri hanno meno pazienza e si innervosiscono per poco. Portano sulla faccia barba e baffi, o solo baffi, o anche niente. Dei papà fanno tanto sport, dei papà preferiscono i libri e le poltrone con una tazza di caffè. Lavorano lontano e tornano solo il venerdì, o sono a casa tutte le sere per cena. Possono essere allegri, oppure avere la faccia triste. Alcuni non sono mai stanchi e la notte si addormentano tardi. Altri non riescono neanche a finire di leggere la storia che crollano sul letto. Qualcuno è un cuoco perfetto e adora cucinare. Qualcuno adora solo mangiare. Possono abitare un'altra casa, i papà. Possono anche essere malati o non esserci più. I papà non sono tutti uguali. Però tutti, ma proprio tutti, sono stati dei bambini. Da bambini hanno giocato con la palla, hanno imparato ad allacciarsi le scarpe, sono stati consolati quando piangevano per un ginocchio sbucciato e hanno mangiato la cioccolata di nascosto. E tutti, ma proprio tutti, hanno avuto un papà. Un papà alto quanto una porta, o uno più basso. Uno che si lasciava fare di tutto, o si innervosiva per niente, con la barba o senza. Un tipo sportivo o da poltrona. Uno che lavorava lontano lontano, oppure vicino. Uno sempre allegro o con la faccia triste. Uno instancabile o uno più pigro. Uno bravo a cucinare o uno bravo solo a mangiare. Uno che magari abitava un'altra casa. Uno che non stava bene o che non c'era più. Perché questo è il loro segreto. Dentro ogni uomo si nasconde un bambino e dentro ogni padre si nasconde un figlio.